Abbiamo perso, ma a Milano c'è un progetto importante che va avanti. Il giorno dopo la sconfitta al ballottaggio, Stefano Parisi pensa al futuro, che lo vedrà ancora protagonista della politica milanese e chissà forse anche di quella nazionale. L'uomo che ha raccolto la difficile sfida di provare a strappare il governo del capoluogo lombardo al centro-sinistra e che al primo turno è arrivato ad un'incollatura da sala, non ha intenzione di alzare bandiera bianca. Parisi intende rimanere a Palazzo Marino come consigliere d'opposizione e vuole provare a cambiare profondamente il centrodestra italiano. Si trova alla guida però di una, quella che ha sostenuto la sua candidatura, molto ampia e variegata, con varie anime che hanno cercato di dialogare tra loro durante la campagna elettorale, hanno provato a sopportarsi, ma che a spoglio non ancora ultimato, ma con la sconfitta già evidente, ieri hanno già iniziato a discutere. Con la parte più moderata che accusa quella estrema di aver penalizzato la coalizione e quella invece più a destra, capitanata da Fratelli d'Italia e Lega Nord, che accusa proprio i centristi di aver rappresentato più una zavorra che un valore aggiunto. Insomma, i rancori ci sono, sono rimasti sopiti, ma l'insuccesso ha riportato tutto a galla. Lo stesso Salvini, subito dopo la sconfitta, ha fatto capire che il profilo di Parisi, essendo risultato perdente a Milano, non può essere riproposto a livello nazionale. Di tutt'altro avviso i vertici di Forza Italia, che ritengono invece che la strada tracciata con la candidatura di Parisi sia quella giusta e che bisogna riproporre quel modello anche altrove. Lo sfidante di sala intanto parla di grande lavoro fatto, di sconfitta tutto sommato di misura e di un progetto politico che fino a quattro mesi fa non esisteva, ma ora è una realtà da sviluppare, a partire da un'opposizione a Palazzo Marino che sarà ferma ma costruttiva.